Oh, dove stai andando? Sto andando ad iscrivermi al canale. Aiutateci, fatelo anche voi, è anche gratuito. Maremma. Ciao. Cammina, va. Quella lì è Rocca Sigillina. Vediamo un po' di arrivarci. E adesso nei tratti al sole fa parecchio caldo. Sotto Rocca Sigillina i sentieri sono poco curati, cioè sono stati pitturati di fresco. Il problema è che non c'è più sentiero, allora bisogna guardare in alto sugli alberi per capire in che direzione andare, perché altrimenti non se ne esce più. Avevamo già preso la direzione sbagliata. Siamo sul ponte sotto Rocca Sigillina. Cioè, la vista non è niente male, però gli è meglio un rischiare ad affacciarsi. Il sentiero Lunigiana Trekking 6 è segnalato benissimo, perché ogni 10 mesi sono i bolli a vernice, prende fresca, ancora lucida, ma non c'è manutenzione. Quindi adesso ci tocca passare qua sotto, perché non c'è modo di aggirarlo. E ditemi voi, e qua è un'autostrada rispetto a quello che abbiamo trovato dietro. Rocca Sigillina, 544 metri sul livello del mare. Dai, se Dio vuole il Camel Trophy è finito. Non lo dire. Guarda, lì c'è il paese. Io mi piango, il piacere della settimana. Vuoi dire che hanno seminato ortiche e rovi anche in paese? Rocca Sigillina. Raggiunta in mezzo alle ortiche e ai rovi. La chiesa di Rocca Sigillina, che però è chiusa. E boh, si sale in cima, ma non so se si pole. Ma alla peggio uso il drone da basso, scusa. Beh, non penso che puoi aprire. La Rocca Sigillina. Ecco la pellegrinetta che si arrampica sulla Rocca Sigillina. Riuscirà poi a scendere? Scriveteci qua sotto nei commenti. O scriveteci qualcosa nei commenti, non scrivete mai nulla, cinghiali. E qui siamo sulla rocca, sopra la chiesa, con i resti delle fortificazioni. Allora, da qualche parte lì sono i ruderi di un castello bizantino. Bruso, Dongo, Monte Aquila, Marmagna, Oratorio Sant'Antonio e Faragari. Sì, probabilmente c'era un torrione. Una panchina soffocata dalle erbacce, no? Diciamo che in questo dopo. A Rocca Sigillina la manutenzione dei sentieri e del bene pubblico non è che sia curatissima. Boh. A salire è tutta baldanzosa, poi scendere ha guardato di sotto. Dai, che ce la puoi fare. Stiamo lasciando Rocca Sigillina. Qui un'altra chiesa. Chiuso anche quella. Tutti questi alberi piegati a 90 gradi e non è il primo che incontriamo. Ma chissà cosa è dovuto. Forse qui non c'è nulla da fare e allora la sera vanno in giro a piegare gli alberi. La televisione prende male qui. Via! Verso Lusignana. Che la tappa dovrebbe finire lì. Ma noi attaccheremo altri 8 km circa fino a Treschietto.
Ed eccoci qua con l'affaccio su Rocca Sigellina. Noi abbiamo mangiato di fianco a quella chiesa lì. Dietro si vede il cono della rocca, quel che rimane della rocca, e lì il resto del paese. Noi siamo scesi dalla rocca, siamo scesi in paese e poi siamo risaliti e siamo arrivati qui. E ora davanti a noi Lusignana. Però diciamo che la fatica è stata ripagata dal panorama. Ma non serve neanche far decollare il drone per vedere Lusignana, cioè per vedere Rocca Sigellina dall'alto. Oh, via. Ancora qualche chilometro, vedi, ci sono delle panchine all'ombra. E là è Lusignana, dove arriveremo dopo più di 19 km di cammino. Ma poi ce ne sono altri 8-9 fino a Teschietto. È una bella giornata impegnata oggi. Siamo su un bello sterrato ombreggiato in direzione del passo della Colletta, dove poi è un fagiano qua. No, c'è un fagiano sul sentiero, lo vedete? Ah, me piace un fagiano, Che sì, no, è un fagiano. Non hai visto polli fatti così? Dicevo, stiamo andando verso il passo della Colletta, dove poi piegheremo decisi verso destra e scenderemo giù verso Treschietto, passando prima in una serie di piccoli centri abitati che erano, diciamo, un tempo sotto il controllo del marchese di Treschietto, del ramo dei Malaspina. Acqua corrente. Pare che non tocchi guardare. Che peccato, eh? Oh, quella pozza lì deve essere freschissima. Per me la gente ne faccia il bagno. Questo dovrebbe essere il torrente Fiumenta, a meno che quello di prima fosse fosse Fiumenta e questo sia il Re di Valle. Boh. Relax col piede a bagno nel torrente. No, forse sono un po' troppo freddo per farci il bagno anche d'estate, contando che siamo a metà luglio. Ora non ci resta di guardare il torrente Arquetta e poi salire al castello di Treschietto per concludere degnamente la tappa odierna. Il guado del torrente Acquetta. Ma la faccia dell'Acquetta. E il sentiero è di là. Ultimo sforzo per raggiungere il castello. Che non so se quelle erano già mura o cosa. O un vecchio terrapieno di difesa. Boh. Qui una frana, guarda l'albero lì come si è aggrappato. Avanti pellegrinetta, adelante pellegrinetta, adelante con giudizio. È sempre di ottimo umore a fine tappa la pellegrinetta oscura.
di tutto, mi guardi, i rovi. Guarda che non abbiamo mai abbandonato la traccia del sentiero, eh? Non è stata una mia invenzione questo percorso. L'ultimo ritrovato impianto di tecnologia per il contenimento delle frane, le reti di materasso. E lì sopra si vede la torre del castello. Dai che ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo solo scavalcare la rete là in fondo. No. Se vuoi ho il coltello, la tagliamo. Cos'è che hai detto mio papà? Mi ha salutato. Ciao, ciao cagnolino. Oggi è il giorno dei cagnolini. C'ho davanti il cappello. O canino. Noi siamo ad andare.